Caspita, ci siamo, finalmente arrivato. È il giorno della statua. Una statua al museo dell'Accademia Warner Bros. Che rappresenta me e tutto il mio splendore. Cioè, Rainbow Dash non ha perso la sua vanità, eh. E inaugurando questa mattina ci sarà tutto un evento. Taglierò uno di quei grossi benassi, farò una sessione di domande con i miei più grandi ammiratori. Oh, sono così eccitata, sarà meglio che le valide, ma il migliore che conosco. Sì, vai Nash, vai Nash, hai una statua, hai una statua. Vabbè. Per un attimo avevo letto a cagarsi. Vabbè, comunque, andiamo al negozio, dai. Ah no, ok, discutiamo. Ok, vai. Ok. Ah. Riscuotiamo. Ah no, è vero. Vabbè, comunque abbiamo già dato i compiti a... Ok. Ingerstown Spori e 60 Changeling buoni. Ragazzi, non so quanto potrò resistere ancora. Tieni duro ancora un po', Torax. Stiamo arrivando. Ha funzionato. Mi gira troppo la testa per guardare. Miei cari pony, nel modo più semplice sembra che ci siamo. Guardaci una creta tu. Quando avrai incontrato un frammento di trono. Sì, sento di nuovo scorrere in me la forza. Penso all'etico. Ok. Ah, ecco. Ah, più 145. Vabbè. Comunque, partiamo già con 500. Ok. Il 1900 gem, ma quello dell'amicizia. Va bene, ho capito. Facciamo. Aspetta. Ah no, me l'hai dato in automatico. Ok, andiamo a vedere qua. Ma tu leggendario. Vabbè, regale, dai. Vabbè, abbiamo ancora... Ok. I am the great and powerful Trixie. Surely you saw this coming. Ok. Madonna.
Purtroppo non abbiamo ancora sbloccato Rainbow Dash. Vediamo un po' se... Ok, andiamo a Ponyville. In pratica dato che dovevo sbloccare... Mi sarebbe ancora sbloccarla. Immagino che non abbia molto senso. Aspetta, visto che ne abbiamo di... ne abbiamo uno. Andiamo nella Elfi Forest, vediamo un po' se... Ok, vediamo un po' se... Allora, dato che ne abbiamo uno, vediamo un po' se si aggiorna. Bene, vediamo. Sì, si aggiorna. Finalmente... Oh, è della generosità. Ah, un altro della gioia, come se non ce l'avessimo. Ok, usiamolo già, questo è della generosità, così almeno... Ok, andiamo a vedere. Vai. Intanto qua bisogna attendere 30 minuti. No, sì. Ok, nel frattempo andiamo un attimo a Canterlot. Voglio vedere un po' se aveva altri mutanti. Ok. Voglio vedere un po' se ci sono altri mutanti oltre a quelli che avevo già.
No, non ce ne sono altri. Ok, stavo dicendo che questo è il campo di quello dei Wonderbolts. Ok. Ah, ecco. Scusate, ma ogni volta che lo guardo mi mette troppo a ridere. Ah, è vero, non ho frammenti di magia. Scusate un attimo. Ok, dai. Vado 20 ore. Allora, segniamo. Ok, 20 ore. Vado. Strada grossolana, sede di Flattown. Bonneville, a Canterlot, selciato. Crystal Empire. Allora, vabbè, a parte il... Allora, vabbè, a parte il... Aspetta, cos'è che dovevo... Allora... Allora, vabbè, vai, per ingannare il tempo vi leggerò le offerte. Allora, delegata di studios. Questo pone un asso nei calcoli, quando siete di studiare non si fa certo pregare. Judge Clerponi. I suoi clienti mettono la sua calma alla prova, ma nonostante questo lei fa sempre del suo meglio. Charity Kinda, no, delegato di Manhattan. Questo pone è sempre attivo quando viaggi, anche nella sua città natale si dà molto da fare. Purtroppo non abbiamo ancora sbloccato Manhattan, ma vabbè. Moondancer è una bellezza naturale che senza amici voleva restare. Questa sera poteva finire male, ma grazie a Twilight ho scoperto che l'amicizia è speciale. Vabbè, Saffron Masala l'avevo già letto. Vabbè. Vabbè. Ah no, gli Young Dangerous l'abbiamo letto. Questo Wonderbolt è stato l'obiettivo della mia missione di salvataggio di Windsock tanto tempo fa. Tyshape, amministratore esperto, Tyshape organizza tutte le esibizioni e le sessioni dell'evento dei Wonderbolts. Speedy Old Wonderbolt. Se vivi Wonderbolt, dà l'allarme che Dangerous fosse in pericolo e darà a Windsock il beneficio del dubbio. Il colonnello Purple Dart. Quello da cui si è travestito. Si è travestita Applejack. Sì, se non erro era Applejack. Capo dei Wonderbolts durante la quarta era celestiale. Indovina qual è il suo colore preferito? Vabbè, Viola, come dice il suo nome. Skeptical Old Wonderbolt. Un tipo che è chiamato sarcasticamente Windsock, il Wonder privo di ali. Cosa che si è data più accurata di quanto all'epoca immaginasse. Ammiraglio Fairweather. Questo Wonderbolt veterano ha avuto un'esperienza speciale per la Sacchinina Vaporosa. Midnight Strike. Fulminia come un lampo nella notte, questa Wonderbolt volerà attraverso qualsiasi cerchio che ponga davanti. Ammiraglio Fairy Flight. Il famoso squ settimo squadrone Wonderbolt, Fluttershy ne fa un ottimo cosplay. Greater Rumble. Attualmente usa uno dei protetti di alleanti di Windsock per volare per lo stato di una ferita. Un
Bomba di avvento, Rumble. Generale Flash. Il decimo capo dei Wonderbolts durante il periodo di cui è meglio non parlare di Bell Bottoms. Il generale Firefly. Primo capo dei Wonderbolts ha anche dato a questa squadra volante d'elite il suo nome. Evidentemente non si chiama Colonel Waffle. Fred Sheets Talanter. Un impiegato della fabbrica candidato per diventare un Wonderboss con una potenza ala di 11,0. Ora con gli abiti adatti per qualsiasi occasione, di volo. Generale Dauntless. È tra i capi anziani dei Wonderboss odierni. Ha fatto molta strada da quel giorno fatidico con il Beastwood Canyon. Vabbè, per quanto riguarda gli altri, li abbiamo già letti. In effetti è per questo che... In effetti l'aggiornamento ha aggiunto i Wonderbolts. Ma sono aggiunti i Wonderbolts oppure ha fatto anche altre modifiche? Vediamo un attimo. No, mi pare che sia soltanto... Mi sembra che sia soltanto per... No, ha aggiunto soltanto i Wonderbolts. Allora io dico che per questa parte può essere tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!